Per chi cerca qualcosa in più del classico entry level, Samsung cambia e lancia Galaxy Ace 2. 2 perché ha un processore dual core all'interno, 800 MHz ma dual core, quindi multitasking, maggiore performance e soprattutto più velocità globale. Il sistema operativo è Gingerbread, quindi non ancora è screen sandwich, ma ci arriveremo. La fotocamera è da 5 megapixel sul retro con flash e sul frontale c'è rimasto lo spazio per una piccola camerina, ovviamente VGA. Registra a 720p, ha WiFi Bluetooth 3.0 e uno schermo wide VGA da 3.8 pollici. Le altre caratteristiche, ovviamente 10.1 mm di spessore, quindi leggero, compatto, una batteria da 1500 mAh per garantire un'ampia autonomia e 768 MB di RAM per velocità e per tenere in background più applicazioni aperte. L'interfaccia è la nuova TouchWiz 4, quindi personalizzata da Samsung per garantire, diciamo, un'esperienza migliore che si avvicina alla nuova versione del sistema operativo di Google, senza però essere ancora, abbiamo detto, appunto, Ice Cream Sandwich, ma rimanendo su Gingerbread come core.